Ladri di slot machine ancora in azione. Questa volta hanno colpito un locale in via Bellandra, la sala slot Tiché, a Sant'Orso di Fano. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì scorso, quando intorno alle 3 i malviventi sono riusciti ad introdursi all'interno, forzando una porta laterale in metallo. Hanno preso 3 macchinette e le hanno caricate in un furgone, anche questo rubato. Poi, indisturbati, si sono recati in un casolare disabitato a circa 100 metri di distanza e lì, in tutta tranquillità, hanno sventrato le slot per prendere le monete contenute nelle rispettive casse. L'ammontare complessivo del bottino si aggira attorno ai 4.000 euro. L'allarme è stato lanciato dalla titolare dopo la segnalazione del servizio di vigilanza, mentre poche ore dopo, alla luce del sole, diversi sono gli abitanti del quartiere che hanno notato il mezzo abbandonato utilizzato per il furto. Infatti, dopo aver intuito che c'era qualcosa di losco, hanno avvertito il commissariato di Fano. Indagini dunque in corso da parte della polizia e fondamentali ora per identificare gli autori del furto saranno le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso del locale stesso.